Salve e benvenuti, sono Gioacchino, uno dei proprietari e chef del ristorante Aroma e Sapori in Strasburg Strasse 29 in Prenzlauer Berg. Oggi vi cucinerò uno dei piatti più conosciuti forse della nostra cucina siciliana, la caponata di melanzane. Adesso passiamo agli ingredienti: la regina alla melanzana, del sedano verde, della cipolla di Tropea, del mazzetto di erbe fine, menta, basilico e prezzemolo, un primo sale, e datterino passata di pomodoro, aceto balsamico e aceto di vino bianco, concentrato di pomodoro, olive nere denocciolate, zucchero di canna, mandorle tostate, cappere dissalate, cacao amaro, estratto di pomodoro. Adesso ci trasferiamo in cucina e vi farò vedere la preparazione della caponata. Cominciamo con l'olio d'oliva. Prima cosa mettiamo una parte della cipolla, aggiungeremo una parte del sedano. E nel frattempo cominciamo a friggere le melanzane. Aggiungiamo i pomodori freschi, una manciata di sale, del pepe, allora adesso togliamo le melanzane dall'olio. Allora, forse abbiamo dimenticato di dire che le melanzane le abbiamo lasciate 2 ore a marinare con del sale e dell'aceto. Siamo pronti per aggiungere il concentrato. Adesso cominciamo piano piano, aggiunge una parte dell'aceto. Andiamo ad aggiungere dell'acqua. Lo faremo andare per un quarto d'ora, 20 minuti, man mano aggiungiamo acqua. Trascorsi un quarto d'ora, 20 minuti, aggiungeremo una parte della passata di pomodoro. Facciamo andare ancora per un'altra decina di minuti, un quarto d'ora. A parte prendiamo un'altra padella. Facciamo cadere un filo di olio d'oliva ancora. Aggiungeremo l'altra parte di cipolle, il sedano, lo facciamo andare questo, un po' di sale, un po' di pepe, aggiungiamo le olive, una parte del zucchero di canna, una parte dell'aceto, allora qui abbiamo della mentuccia fresca, del basilico, del prezzemolo, facciamo un battuto, lo aggiungiamo aggiungiamo il nostro sugo. Terza fase, cominciamo con un po' di acqua, il restante
aceto, restante zucchero, aggiungeremo del cacao amaro, un cucchiaio, estratto di pomodoro, lo facciamo andare per una decina di minuti, fin quando diventerà un sciropposo. Questa sarà, diciamo, la fase finale. La nostra salsetta è abbastanza sciropposa, la lasciamo a parte. Aggiungeremo le melanzane belle asciutte. Aggiungeremo il nostro, diciamo, sciroppo. Assaggiamo. Buonissima, una delle migliori caponate. Prendiamo il nostro primo sale, io faccio delle mezze lune, delle mandorle tostate, eccoci qua, vi presento il mio socio Salvatore. Salve, mi chiamo Salvatore, sono l'altro chef del Aroma e Sapori. Il nostro ristorante esiste già da 10 anni, l'abbiamo aperto nel 2010. Abbiamo cominciato questa avventura, noi ci veniamo dallo stesso paese, ci siamo, diciamo, dopo tanti anni ci siamo rincontrati qui a Berlino. Fino adesso siamo contenti del nostro lavoro. Abbiamo avuto degli ottimi risultati, abbiamo un pubblico, dei clienti veramente molto affezionanti anche a noi. Quei complimenti affettuosi anche da parte dei clienti, no? È una cosa veramente molto molto bella, e così rende anche piacevole fare questo lavoro.